Dall'unione del cioccolato bianco e pistacchio uscirà fuori oggi un dolce veramente eccezionale, tutto da scoprire. Condividerò con voi la mia ricetta della cheesecake, nella quale ritroveremo anche una nota caramellosa. La cheesecake, lo so, è un dolce molto semplice, però ha bisogno di determinate accortezze per farlo uscire al meglio. In questo video cercherò di darti alcune dritte in modo da non fallire mai più. Ti do il benvenuto nella cucina di un re, io sono Raquel e se ti sta piacendo il mio video appunto lasciami un bel like. Hai presente i biscotti che rimangono nelle buste spezzati e che non mangiano più? Bene, frullali e aggiungi un po' di burro fuso. E naturalmente vanno bene sia quelli bianchi che al cioccolato. Aggiungiamo il caramello, mescoliamo bene e teniamo da parte. La nostra crema avrà una leggera nota acidula che andrà a compensare con lo stucchevole della base e della farcia. E allora, formaggio spalmabile, panna, leggera rimestata con le fruste elettriche e nel frattempo vado a far ammorbidire la mia gelatina in acqua, mi raccomando, a temperatura ambiente e la sciolgo poi con del latte. In uno stampacerniera penso adesso alla base. Ti ho cercato di dare la giusta proporzione tra la crema e la gelatina per evitare che la cheesecake, una volta sformata, possa smontarsi. Base in frigo e gelatina aggiunta alla mia crema. Sciogliamo il cioccolato bianco a bagnomaria ed uniamo un cucchiaio di panna fresca. Aggiungiamo anche un cucchiaio di pasta di pistacchio. Mescoliamo leggermente per ottenere la consistenza desiderata. Riprendiamo la base e a cucchiaiate distribuiamo la nostra crema. Livelliamola con una spatola e facciamo fare di nuovo il passaggio in frigo. A questo punto dobbiamo stare attenti ad avere le due basi alla stessa temperatura, sia la base della crema che ormai è addensata che quella del pistacchio. Quindi aggiungiamola, livelliamola e nel frattempo sminuzziamo due quadrotti di cioccolato bianco e formiamo il nostro decoro. Con molta delicatezza poi, con l'aiuto di una spatola lunga, cerca di togliere il disco sottostante al dolce. Poni in frigo fino al momento di servire. Allora, ti è piaciuta questa mia ricetta oggi? Per chi adora il pistacchio e il cioccolato bianco, credo che sia veramente il massimo. Ora tocca a te, fammi sapere nei commenti se ti piacciono le cheesecake e se ne vorresti avere un'altra variante. Prima però, se ti è piaciuto il mio video, ricorda di iscriverti al canale e di lasciarmi un bel mi piace. Grazie per aver scelto il mio video, ci vediamo qui lunedì prossimo, ma tutti i giorni sono sugli altri social dove sforno una marea di ricette e ti do tanti consigli. Ti porto inoltre con me nelle storie e nelle live e ti faccio vedere tutti i miei retroscena.